Primo Levi per l'analisi del testo, le foibe per il tema storico, i giovani e la politica, la musica. Questi gli argomenti usciti alla prima prova della maturità per 500.000 studenti italiani di 25.000 quinte classi. In Veneto oggi hanno affrontato la prima prova scritta in oltre 35.000. Com'è andata? Domanda di riserva. No dai, bene, ho fatto il tema sulla musica, sono stato anche contento perché comunque è un argomento che mi è piaciuto, eccetera. Come avete trovato le tracce? Le tracce, beh, quella di letteratura nessuno se l'aspettava, diciamo. Io non pensavo uscisse tipo un'analisi di D'Annunzio piuttosto che di Pascoli, analisi del testo, perché volevo fare analisi del testo, però non è uscita, pazienza. Grande impatto a Trieste e in tutta la provincia di Gorizia per la scelta del Ministero di indicare il tema delle foibe tra quelli destinati alla prima prova dell'esame di maturità. Finalmente il secolo breve è definitivamente alle spalle, lo afferma un soddisfatissimo Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste. Contenti anche i ragazzi, anche se la maggior parte di loro sembra essersi orientato verso altre tracce. Primo Levi e le foibe ve le aspettavate? No, sinceramente no, infatti... Non penso sia stato molto gettonato come tema. Beh, sono contento che finalmente abbiano messo anche un argomento che comunque non era mai stato trattato, perché si parlava anche sempre di Shoah, eccetera, ma le foibe non erano mai state trattate. E qui in classe mia l'ha fatto una persona e era qualcosa di, secondo me, troppo preciso, perché ti davano anche un periodo di tempo relativamente breve che se sapevi avevi studiato bene, altrimenti... Poi il discorso delle foibe si puoi parlare molto generale, ma là chiedevano anche i trattati, era un po'... troppo particolare.